Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi ricordate qualche mese fa quando ho seminato il favino per fare il sovescio? Allora l'idea, eccolo qua, questo è tutto favino. Saranno 30-40 metri quadri, non di più. L'idea in origine era quella poi di arrivare a questo punto, tagliarla e macinarla con motocoltivatore ed interrarla nel terreno. Nel frattempo ho abbracciato la filosofia no dig e quindi tutto ciò che avevo progettato di fare qui non lo faccio più. Allora, ovviamente questa è una risorsa preziosa, quindi adesso faremo così. La taglierò col decespugliatore a filo del terreno, li raccolgo. Le radici ovviamente le lascio nel terreno, non tocco più niente, il terreno ho deciso quest'anno di non toccarlo col motocoltivatore. Poi andremo qui. Qui dove ci sono le fave verranno due o tre file di pomodori. Allora, dal momento che le fave ancora non sono pronte, queste le voglio raccogliere. Qui al centro, tra una fila di fave e l'altra, stenderò il favino che avrò tagliato e sopra il favino metterò poi il compost, quello lì, quello che sto utilizzando nella fungaia. Quindi, cosa succede? Il favino poi si decomporrà sotto il compost, a contatto col terreno, farà corpo unico e sopra il compost trapianterò poi i pomodori. Accendo l'attrezzatura e ci mettiamo in moto, dai. Ho già l'impianto a goccia fatto, quindi mi metterò in mezzo a queste due file qui di fave. Comincio a stendere qui. Ok, sono riuscito a fare una riga, una striscia di quanto volevo io, è la prima delle tre o quattro righe che farò. Adesso semplicemente stendo sopra il compost e cerco di fare una striscia alta un 10 cm circa. Ecco, l'idea è questa. Bene, ho fatto la prima fila, chiudo qui il video perché tanto poi è ripetitivo. Come avete visto è un'operazione abbastanza semplice, però devo premettere una cosa, è la prima volta che lo faccio, eh. Quindi prima di dirvi se funziona o meno, funziona di sicuro perché tanto alla fin fine abbiamo solo interrato materia organica ricca d'azoto su compost che già so che funziona bene. Comunque è la prima volta che lo utilizzo, il fatto di non doverlo interrare mi ha cambiato un po' i piani strada facendo, ma va bene anche così, insomma, dai, sono contento di aver trovato questo escamotage, sperando che funzioni. Ok, allora questa è la prima fila, ne verranno almeno altre due. Qui lascerò il corridoio centrale che lo lascerò inerbito e quindi passerò spesso col decespugliatore con il rasaerba che ho ordinato e deve arrivare, quindi farò materia organica per il compost. Insomma, rispetto agli altri anni userò di meno i teli, insomma ci sarà più lavoro per l'erba, ma mi serve materia organica per il compost. Quindi verrà una fila qui,
un'altra fila lì e poi mi devo fermare perché ho il cassone delle patate. Tra l'altro in anteprima vi faccio vedere, abbiamo le prime piantine di patate sul compost direttamente, poi farò un video a parte. Bene, dai, è tutto per questo video, spero che vi abbia dato un'idea. Se avete del compost a disposizione, se volete seguire la filosofia no dig, come vi dicevo è il primo anno per me, quindi è tutto nuovo, spero di darvi qualche spunto più che altro, poi se funziona o meno lo vedremo poi a estate avviata. Vi ringrazio per essere stati con me, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete per favore, così mi fate un piacere per far conoscere un po' questo canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.